Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio della nuova serie incentrata sul gioco Formula 1 2016. Allora, come vedete sono qua. Dove sono? Per chi non lo sapesse, sono nella modalità carriera, sono nelle impostazioni iniziali da mettere. Allora, partiamo subito. Allora, qui ci chiede se vogliamo il weekend personalizzato, breve o quello completo. Io direi di mettere quello personalizzato. Allora, difficoltà. Allora, difficoltà, io per diciamo gare veloci che ho fatto così per vedere un po' com'è il gioco, credo di poter mettere un misto fra difficile e esperto. Io direi di iniziare con difficile e poi eventualmente mettere esperto, se diciamo mi sento in grado di poterlo mettere. Comunque, creazione profilo, avatar, eccoci. Bellini. Non ce n'è uno decente. Boh, mettiamo lui, va, mi ispira. Così. Casco. Allora, guardiamo un po' cosa c'ho. Allora, incentivi carriera, sì, perché io ho la Limited Edition. Limited Edition ti dà, credo, qualcosa in più in carriera, ma credo solamente a livello estetico, tipo caschi. Questo è bellino, pare tipo un universo, una cosa spaziale. Nazionalità e regione. Allora, mettiamo giamaicano, no scherzo, italiano. Numero pilota. Guardiamo se c'è il mio numero preferito. Meno male c'è, dato che ci sono tutti, sono alcuni, meno male il 50 che è il mio numero preferito c'è. Nome. Mettiamo Simone. Metto Nomiz. Sì, non è una bella cosa Simone Nomiz, però preferisco Nomiz piuttosto che il cognome. Nome abbreviato. Mettiamo Gab, che questa volta invece è preso dal mio cognome. Vabbè. Registra dettagli, credo che voglia dire andare avanti. Ok, allora selezione scuderia. Vediamo un po' come è fatto quest'anno il gioco sulla carriera. Allora, io posso scegliere qualunque, sì, cioè qualunque scuderia subito. Allora, io partirei dal basso, perché secondo me è più interessante fare una carriera partendo dal basso. E per come sono suddivise, e fra l'altro per come sono anche, più o meno, perché non rispecchiano secondo me la divisione reale, sembrerebbe che questi, diciamo, siano i top team, questi sono quelli intermedi e questi sono quelli un po' più scarsi. Tra l'altro hanno voluto mettere l'asse qui, secondo me se la scozza fra la metà, cioè fra gli intermedi e quelli, diciamo, inferiori. Comunque, vabbè, sono messi così. Io ho detto l'asse per dirne una. Allora, guardiamo un po'. Allora, io, per chi tra virgolette mi conosce, per mi conoscere mi intendo sul canale YouTube, ma dico diciamo nella vita privata, sa che io amo, non so come mai, prendere la mano, però vorrei anche cambiare. Non so se prendere la Renault, che è tornata quest'anno, la Sauber, che c'è già dall'anno scorso, però non mi piaceva molto, o la Manor. Boh, io vi giuro, no, chiudo l'occhio, non mi garba, scegli così. Boh, mettiamo la Manor, vai, dai, rimaniamo con la Manor. Allora, compagno di squadra per lei o Arianto? No, mettiamo lui. Vai, inizia carriera. Si parte? No. Allora, impostazioni sessione. Allora, qualifiche complete, brevi, tentativo unico, no, metterei brevi, perché anche se preferisco queste, quelle complete, ma forse è meglio brevi, perché sennò la cosa va per le lunghe, soprattutto a seconda di quanto è lunga la gara, perché sì, ok, 5 giri avevo visto che c'era, vorrei mettere 25%, 25% non so quanti giri siano, e se devo mettere tutta la gara, perché non so ancora se la devo, se taglio, magari lascio solamente, diciamo, gli highlights della gara, mettere anche le qualifiche complete mi sembra un po' troppo. Fra l'altro, ve lo dico, diciamo, subito, io per quanto riguarda le prove libere, a meno che non sia una cosa obbligatoria farla, tipo, ma non so come funziona questa mia carriera, tipo, magari test, bla bla bla, io le salto perché se devo comunque vedere un po' com'è la pista, preferisco farlo già nelle qualifiche, ecco, senza necessariamente fare la sezione di prove libere. Quindi ve lo dico, magari almeno velle non ci sono, quindi magari è più corto, diciamo, il weekend di gara. Allora, preferenze, impostazioni gara. Allora, qui si è ben su difficile, flashback no,
Almeno si parte col no. Se dopo una urba faccio una botta, pace, affari mio. Ripeto, almeno per ora. Che se poi vedo che vado avanti, sì, forse è meglio mettere i flashback. Regola del parco chiuso, sì. Danno veicolo. No, completo forse è troppo. Ah no, ok, pensavo completo fosse il massimo. No, mettiamo completo. Simulazione forse è un po' troppo. Perché io di botte ne prendo parecchie. Forse mi si sbriciola dopo poco. Safety car, sì. Severità, taglio curva. Meglio mettere normale perché se è come nella precedente edizione, cioè nel 2015, c'era una cosa, cioè la severità era scandalosa perché anche se tagliavi, magari andavi fuori e allungavi anche la traiettoria, ti dava la penalità, almeno a me è successo così. Warm up è carino, ma no. La gara inizia manuale, credo manuale sia il discorso, credo, frizione, che da quest'anno c'è, che praticamente alla partenza devi tenere anche la frizione e poi partire. E è una cosa secondo me carina e fa sì che il gioco sia leggermente più reale. Non c'è altro, vero? Ah, scusate, l'aiuti, non avevo notato, la bravura al volante, vabbè, personalizzato, la frenata assistita no, freni antiblocco sì, l'ABS sì. Controllo trazione completo, perché se no non mi riesce a tenerla. Che comunque sono un giocatore, diciamo, non un novellino, ma sicuramente non un master. Un tranquillo, tranquillo con vari aiuti, varie impostazioni, bla bla bla. Traiettoria dinamica, solo curve completo, no, mettiamo solo curve. Tipo di traiettoria lasciamo 3D, cambio automatico, sì, perché col joystick soprattutto non mi ci trovo. Aiuto box, sì, decisamente. Ok, qua avevo già visto che non si poteva cambiare niente, niente, avviamo la sessione ed iniziamo questa, spero, entusiasmante carriera, che inizia appunto con la Manor. Andiamo un po' come l'hanno fatto quest'anno. Allora, computer, fra l'altro è del colore del casco, su per giù. Allora, lei chi è? Sono Emma Jenkins. Sono specializzata in diritto sportivo e da oggi sarò la tua agente. Farò in modo che tu ottenga il miglior contratto possibile, ma per farlo tu dovrai dare il massimo sul circuito. Quando Bene, ci riceverai nuove proveremo. offerte da altri team o proposte di modifica al tuo contratto, queste passeranno prima da me. Inoltre, ti aggiornerò sulle discussioni dietro le quinte per cambiare i termini del tuo contratto o sugli obiettivi che il team ha fissato per te. Nel caso dovesse arrivare un'offerta di contratto, te la sottoporrò e la scelta finale spetterà solamente a te. Siamo d'accordo? No. Molto bene. In bocca al lupo per la stagione. Ci sentiamo dopo. Va bene, ok. Nuovo contratto. Gentile, virgola, Simone, virgola. Ti diamo il benvenuto in Manor Racing MRT. Siamo entusiasti di averti con noi. Non vediamo l'ora di collaborare con te in vista della prossima stagione. Inizierai come secondo pilota. Il tuo compagno di squadra sarà Pascal Verlaine. O Verlaine, chiamatelo come vi pare. Ci aspettiamo che collaboriate per contribuire allo sviluppo della vettura e della squadra il prima possibile. Ora andiamo a fare i punti. E se lo dice la Manor. Allora, guardati intorno, c'è da vedere qualcosa? No, vedo un cellularino e un computer. X, computer. Allora, questa è la schermata. Introduzione al computer. Questo computer ti permette di gestire la tua carriera quando non sei sul tracciato. Dedica un po' di tempo a prendere confidenza con le opzioni e le informazioni disponibili. Quando è fatto, dirigiti al garage della scuderia e inizia le prime prove libere. Obbligatoriamente, quindi? Va bene. Guardiamo un po' come è fatto. Allora, intanto è scritto in alto, centro o tutorial. Ah, tutorial ti spiega un po' com'è fatto, credo, quest'anno Formula 1, diciamo per tutte le cose, no? Il discorso gestione gomme, bla bla bla. Ok, questo comunque può essere una cosa interessante che vedrò poi. All'inizio voglio andare a, diciamo, tra virgolette, a casa, tanto la prima gara, credo che la mano non ci abbia dei super obiettivi, almeno spero, cioè non è che mi dica devi vincere la cosa, quindi anche se faccio un po' cagare nelle prime gare può andare bene, quindi vado un po' a senso, almeno per quanto riguarda questo primo video iniziale, poi vedremo. Allora, intanto, allora, a sinistra notizie, poi c'è le sue rivalità, credo che poi almeno dove non c'è l'omino ci vada in questo caso Verlaine, insomma il tuo compagno di scuderia, e a destra c'è tutti i dettagli. Sotto cos'è? Posizione pilota. Allora, credo che sia un discorso di aspettative, ovvero che se sei sotto le aspettative vai nel rosso e quindi diciamo che praticamente
probabilmente anche la sua reputazione, dato che credo ci sia, dato che, come ha detto prima la signorina, è possibile cambiare team a seconda chiaramente di come ci muoviamo, no, all'interno del campionato. E quindi diciamo rosso fai schifo, verde sei nella media, sei sufficiente, viola, sì, è un viola quello, vai anche oltre. Bene. Fra l'altro vedo punti risorse, avevo letto già qualcosa in precedenza prima dell'uscita del gioco, e punti risorse credo che sia discorso poi di potenziamento vettura, credo. Vabbè, lo scopriremo giocando. Andiamo a prove libere. Benvenuti telespettatori di tutto il mondo, le prove libere del Gran Premio d'Australia stanno per iniziare. Sì, ok. Allora, eccoci qua. Questa è la schermata delle prove, credo anche tutte le altre sessioni tranne della gara. Allora, vediamo un po', c'è ancora qui, guardati intorno, vai, velocissimo, in posizione a 7 e vai alla pista. Allora, sta parlando il joystick. Allora, in possessione. Allora, queste qua credo siano, si parla di obiettivi, credo che siano quelle prove barra teste che ti permettono, se le superi, di prendere punti risorse. Sì, perché c'è lo stesso simbolo, c'è quel, cos'è, un esagono con la, col più, con la freccia, ma è un più quello, sì, nel mezzo. Allora, cosa si fa? Se ne prova uno, facciamone uno e basta. Guardiamo, bah, mettiamo gestione gomme, vai che devo capire come funziona. Seleziono, ok, quindi scelta gomme, morbida, media, intermedia, non disponibile. Mettiamo super morbida, anzi morbida, tanto se è una prova, penso che non ci sia un obiettivo da raggiungere per quanto riguarda il tempo. Partenza, giro veloce, speriamo di fare più punti, risorse possibili. Tra l'altro non so se tenere questa telecamera oppure l'altra, questa qua, che è più bellina, però mi ci trovo forse un po' peggio a guidare. Ora ho, aspetta, devo rimettere. Ok. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare. Vediamo un po' come quest'anno il discorso gestione gomme. Ma deve essere disponibile, vabbè. Programma gestione gomme iniziato. Ok. Quindi, sì, lasciate stare come guida, che è molto discutibile la mia guida. Vabbè, c'è ancora il DRS, sì. Però credo che per quanto riguarda le gomme sia un po' inutile. E là, addio, addio, addio. Ehi, raddrizzati un po'. Mamma mia, signore. C'è da migliorare tanto. C'è da lavorarci sopra. Allora. Ah, ma quello comunque, la striscia lì è, cioè, c'ha gli stessi colori del, che si chiama, posizione pilota, insomma, quello che c'era prima al computer. Al di sotto, le aspettative e bla bla bla. Quindi, no, ma c'è anche il tempo allora, Madonna. Sono molto scarso, decisamente molto scarso. Povera Manor. Già di suo non è quella grande scuderia. Poi con me ancora più schifo. Madonna, ma guardate quanti sondi. Ok, proviamo a fare un altro. Allora, decisamente meglio rispetto al primo, però io tuttora non ci ho capito nulla. Devo fare ancora altri due giri. No, 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 se è così si esce, guarda, pace. Non mi prendo punti. Male male, se è possibile, se posso farlo in futuro, faccio un po' tutto da solo e niente, sennò veramente è troppo lunga la cosa. Comunque. Ah, c'è anche il discorso assetto, già, io ho messo solamente subito in possessione. E qui c'è il discorso gomme, che fra l'altro non ho capito proprio niente. Cioè, il discorso mamma mia, schifo. No, non ho capito niente sul discorso come disponibile, cioè la regola tanto dovrebbe essere asciutto.
secondo me la meglio è super morbide, anche se si sfanno subito, quindi diciamo super morbide barra morbide, a seconda chiaramente delle situazioni, poi se magari uno non vuole andare box, insomma, può fare due di più, però principalmente per avere più aderenza soprattutto è meglio mettere queste, poi bagnato chiaramente, le intermedie o quelle proprio da bagnato e basta. Io diciamo che l'unico che so sono queste, per il resto boh, mettiamo queste qui, non so se ci sono anche per le qualifiche, ci si può andare direttamente alle qualifiche e tirate la sessione attuale. Sì. Speriamo di un fandanni. Però vaffandoma, alla fine sono arrivato undicesimo come giro e non è male con la mano, decisamente. Boh, a metà stecchita. Avanza. Andiamo a fare le qualifiche. Introduzione ai punti risorse. Ce lo dovrebbero spiegare a modo. I punti risorse ti permettono di assegnare fondi a una specifica area di sviluppo, e questo più o meno l'avevo capito. Spendere punti risorse è fondamentale per migliorare la vettura e le prestazioni generali della scuderia. Ecco, questa cosa mi serviva, perché non sapevo se era individuale o generica la cosa. Sembrerebbe generica. Otterrai la maggior parte dei punti risorse completando positivamente programmi di prova, e otterrai punti aggiuntivi con ottime prestazioni nelle sessioni qualifiche e gara. Quindi a vantaggio mio il discorso prove, a parte questi test non contano un cazzo, quindi si può benissimo andare direttamente a fare le qualifiche e le gare. La scuderia ti ha assegnato 500 punti risorse per aiutarti a iniziare lo sviluppo. Bene, thank you. Quindi 585 totale. Allora, lui chi è? Ciao. Ciao. Finalmente ci conosciamo. Sono Chris, il responsabile. Sei Chris o Cristiano? Perché sui sottotitoli c'è scritto Cristiano, vabbè. Chris. Il mio compito è raccogliere le tue opinioni di pilota per migliorare il mezzo secondo le tue direttive. In ogni Gran Premio abbiamo a disposizione diversi programmi di prova per capire come si comporta la vettura quando è spinta al limite. Così facendo otteniamo dati che possiamo utilizzare per sviluppare diverse migliorie prestazionali. Per farmi sapere a quali migliorie dare la priorità, dovresti selezionare un'area di sviluppo sulla quale vuoi che ci concentriamo. Puoi farlo dalla sezione RS del tuo computer. Per il momento è tutto. Ti tengo aggiornato. Bene, vai. Ciao Chris. Adesso sempre computer. Allora, questo. Allora, RS credo voglia dire ricerca e sviluppo. Allora, queste sono tutte le cose che possiamo migliorare. Allora, credo che. Fatemi vedere. Se sto guardando anche in basso a destra. A seconda dove vado cambia il miglioramento che poi ha la vettura. Quindi, allora, credo di sì, più spendi, cioè più costi il miglioramento e più in teoria da di conseguenza una maggiore potenza alla macchina. Quindi io direi di partire subito con questo qua, più slide, quello più caro, e montarlo, insomma. Introduzione circa sviluppo. Ok, una volta assegnati i punti di ricerca, scuola di RS, sì. Inizierà lo sviluppo del componente richiesto. La consegna e il montaggio richiedono tempo, quindi il componente dovrà raggiungere la vettura di scuderia fino al prossimo weekend di gara. Prossimo weekend si intende già questo qua, che si parte con il qualifica in gara e si va direttamente a quella dopo. Boh, vediamo. Ok, comunque sono aggiunte altre ose, vabbè, posizione in classifica, classifica sarà dei trofei. Ok, bellino, vediamo quanti ne conquisteremo. Vedi, zero. Vai a prova libera 2. Io ci vado, ma come sapete si salta subito. Vai a qualifiche. Un'interessante sessione, sì, di prove. Vabbè, non guardiamo perché tanto sono senza giro. Oh, punti risorse, anche se non ho fatto nulla, me ne hanno 10. Superato cosa? Incentivi carriera più 1. Il fuoco mi ha fatto vedere un articolo di Gossip stamattina. Parlano tutti di questo tuo nuovo rivale. Ecco i dettagli. Introduzione alla rivalità piloti. La rivalità è una battaglia testa a testa nel corso di diversi weekend di gara tra te e un altro pilota. I dati vengono raccolti e confrontati dopo ogni sessione di qualifica e gara, anche lì. Vincere una rivalità ti farà ottenere l'apprezzamento della scuderia. Vabbè, quello lì. Ascolta, chiedi la telefonica. Ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime. Ma lo poteva lì prima, no.
Allora, i suoi obiettivi di qualifica per il Gran Premio d'Australia. Almeno 21esimo e Pascal Wehrlein sconfitto. Boh, sconfitto è brutto da dire, proprio. Magari non lo so, dietro, tipo. Computer. Eccolo qua. Come immaginavo era scendato il mio compagno. Andiamo a qualifiche brevi. Quindi ora possiamo, diciamo, entrare nel vivo del weekend, diciamo. Benvenuti a Melbourne, dove stanno per iniziare le qualifiche per il Gran Premio d'Australia. Allora, assetto. Come siamo messi a tempo? Che non ci ho fatto caso. Un attimino, c'era già scritto anche lì. Tempo fuori, cos'è? Sì, sembra nuvoloso, però diciamo che si può mettere le super morbide. Quanto per le qualifiche, vai. Ok, è rimasta da prima, credo. Ah, oi oi, scusatemi ancora se ci rivado. Lo volevo fare prima, ma non me lo sono scordato. Ok, va bene. C'è anche questa qua, impostazione auto. Allora, io credo di non perdermici quasi per niente a fare, a mettere un asset, no? Diciamo fra questi e addirittura modificarlo. Però, credo, non prometto niente, di rimanere sul predefinito 3, che a quanto pare è quello più bilanciato. Eventualmente, se dovessimo, anzi, se dovessi reputare una gara, anzi, un circuito pieno di magari di rettilinee, e quindi è meglio avere una velocità di allungo, diciamo, maggiore, probabilmente vado su questo o addirittura questo. Però credo di rimanere su così. Questi non lo so. Dipende tutto dal circuito. Ecco, qui stavo anche modificando i parametri. Quindi niente, per ora rimaniamo così. Possiamo scendere in pista. In realtà sì, però voglio fare una cosa. Io sono fatto così. Per darmi un'idea dei tempi, anzi del tempo da fare, preferisco far passare un po' il tempo, magari tipo una decina di minuti, magari rientro sull'8 quando mancano 8 minuti, possibilmente. Anzi, se manca 10, vai. Ci hanno tutti il tempo più o meno. Sì, più o meno sì, però bene o male. Sì, grazie, sto scendendo, non ancora fa niente. Va bene. Tanto l'obiettivo è 21esimo, quindi diciamo che ce la dovremmo giocare alla grande. Qui da bordo, cosa vuol dire? Ah, guarda che velino ti fa vedere la telecamera con le altre in pista. Ok, quindi ora possiamo ufficialmente iniziare. Regolamento parco chiuso, sì, ok. Una volta che la vettura ha lasciato la corsia dei box, nel corso del resto della squalifica saranno consentite solo regolazioni dell'alettone anteriore e dei livelli di carburante. Va bene. A proposito di livelli carburante, fatemi vedere e capire un po' come funziona il discorso per poter vedere, magari, non so se avete presente, tipo eventuali danni, come sono le gomme. Allora, semplice cerchio, che è l'unica tasta che c'è scritto in basso a destra. Ok. E L1 cos'è? Box in questo giro. No, no, e lo vedi per guardare lì, accidenti a me. Non c'è il rettilineo, vai, direi che si risponde. Allora, semplice cerchio mi va tutte le ossa, quelle che cercavo. Altrimenti se semplice L1 mi dà altro e devo capire a modino cos'è, però lo guarderò poi, eh. Per adesso pensiamo a qualificarci bene. E si fa, inizia, già iniziato male, si continua male. Allora, il tempo top sembrerebbe essere, no, non c'è scritto, quello, scusatemi, era l'intermedio, cioè era per ogni parte via del circuito, che è 30 secondi. Qui si fa schifo. Ah, vabbè, niente di, no, io mi sto incasinando, non ho capito di vanto. Vabbè, andiamo avanti. Si guarda poi nel finale quanto si fa. Che voglio guardare troppe cose insieme e sbaglio poi sia a guidare e sbaglio anche a dire le cose. Questo ruba via mi è mai riuscito. Cioè mi riesce a volte. Male. Allora 1,30 non lo farò mai, però 31, 32, buono! 19, buono, insomma, 19esimo. Io direi che guardate, poi per far prima che può andare bene così. No, come si fa a tornare? Ah, torna al garage, non l'avevo letto. Vediamo un po' gli altri. Sì,
soprattutto Verlaine, vado 19esimo, però è volgare, però devo arrivare a 21esimo. In possessione sono 20esimo. Ok, rischiamo, a parte rischiamo, a regola non cambia niente. Oh. No, ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda le qualifiche, seppur in maniera molto schifosa, siamo rimasti dentro gli obiettivi, quindi obiettivo completato, sia il primo che il secondo, ovvero sia la posizione sia il fatto di battere il compagno. Quindi avanziamo ed andiamo alla gara. Allora, punti risorsa, bla bla bla, ok, 167 totali, non è male. Allora, vediamo se si va già un po' più su di lui. Sì, vabbè. 5 su 30. Introduzione alla classifica scuderia. La tua posizione all'interno della scuderia influenza le possibilità che si verifichino determinati eventi contratto. Le categorie sono suddivise così. Sotto le aspettative, secondo le aspettative e oltre le aspettative. Forse è quella lì di prima, quella rossa, verde e viola. Otterrai o perderai posizione a seconda delle tue prestazioni nelle qualifiche e in gara. Anche qui, tanto ormai si basa tutto sulle qualifiche e sulla gara. Quindi molto contento della scelta che ho fatto di saltare le prove. Ok. Allora, la segreteria telefonica credo che se lo fa. Ciao, anche adesso. Volevo farti sapere cosa si aspetta sì, il team da questa gara. Gli obiettivi per le qualifiche e per le gare. Allora, finisci almeno al 21esimo posto e ancora Pascal giù. Va bene. Obiettivo campionato piloti, 21esimo posto. Se guarda di fa un po' meglio, proviamoci almeno. Computer. Allora, fatemi vedere una cosina. No, a quanto pare viene nel weekend quello successivo, il potenziamento. Andiamo alla gara. Si dice che nella Formula 1 anche un secondo sia un'eternità. Provate a immaginare cosa significhi passare 4 mesi d'inverno senza gareggiare. Siamo di nuovo queste a Melbourne, ganze. Al Gran Premio d'Australia dal 1996. Via, dai. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri... Sì, ok, va bene. Eccoci qua. Allora, strategia di gara. Allora, prima un attimo, impostazione auto e c'è l'assetto che l'ho scelto. Che non si può nemmeno cambiare perché c'è la regola del parco chiuso, quindi se uno fa la cazzata ci rimane. Allora, gestione gomma elevata, gomma ridotta, quindi pit stop 2 no, mettiamo un pit stop solo, giro pit stop, boh, mettiamo, si fa 6, quanti sono i giri solo? 15, quanto pare, ecco, cioè totale qui, facciamo, no, rimaniamo così perché probabilmente quelle super morbide si usano parecchio prima rispetto alle morbide, quindi rimaniamo così. Poi dice c'è il sole, va bene, vai. Iniziamo questa nostra prima gara. Allora, eccola qua, il discorso di frizioni. Devo tenere premuto X e poi quando vanno via le luci, partì. Buona partenza, ora faccio subito la botta, punti via. Madonna che ansia, madonna che ansia, non rimango dietro. Mamma mia! No, no, Dio! Mandare a sciala piuttosto che passare, è andata via. Ma che giro non ho fatto fare. Scusa. Però siamo sedicesimi, eh? Sì, io sono parecchio aggressivo, è appunto per quello che vi dicevo che probabilmente qualche botta la farò quando si parlava di flashback. E me la sono voluta rischiare tantissimo, mettendo no. Siamo vindicesimi. Sì, è vero, siamo tutti lì. E magari se mi riesce è meglio provare subito qualche sorpasso. Però anche più rischioso. Buono. Sì, insomma. Vabbè, l'importante è che siate efficaci sul sorpasso, che l'abbiamo fatto. 14esimo. Non male, boia. Anche troppo. Allora, primo giro completato, guardiamo dietro, ok, dobbiamo stare un po' attenti. Allora, ci stiamo avvicinando, guardiamo, oh, 3 in 1, sì, te levati perché mi dà noia a destra, levati, non sorpassi, non fate di fare, però, mamma mia,
Vai, vai, guarda, sorpassami. Vai prima te, tanto c'è furia, vai Massa, vai Filippino. Allora, dai, ti levi, eccoci. No, 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 no. No, non ci voglio rede. Dai. Guarda che casino. Guarda che casino. Dai, che palle. Allora, l'ala è rotta. Almeno, diciamo, la parte destra. Dai, che casino ho fatto. Peccato, de. Mamma mia. Stava sculando. Vabbè, però siamo sempre, diciamo, dentro l'obiettivo, via. Però Verlaine è qui. Perché va così piano? Lui si è fatto? Boh, non lo so. Meglio sì per noi, però se non ho capito se l'abbia fatto. Devo entrare? No, non entro. Guardando avanti. Ormai voglio arrivare al sesto giro così. Pace per l'ala, la rischiamo. Allora, fra l'altro è finito. Sì, ok, io no. Intanto abbiamo finito il secondo giro. Speriamo che questo discorso dell'ala danneggiata possa non darci troppi problemi. Ma io, Grosjean, non mi dà noia! Siamo al sesto giro, l'abbiamo iniziato e Grosjean piano piano ci sta recuperando. Mi ha dato anche una discreta botta, però meno male non mi ha fatto niente. Beh, se mi devi superare, superare a modino. Non mi dà le botte. Già ne ho presa una e maledetta la miseria mi ha rovinato secondo me la gara, eh. Non a livello di obiettivi, però dal punto di vista personale, di classi, cioè classifica, insomma. Classifica non lo so cosa si poteva andare a fare a livello di punti, però via. È andata così. Allora, andiamo ai box, bella curva davvero, complimenti. Che siamo arrivati al sesto giro. È tutto lui da solo. Ora sì, prima non lo so. Comunque, nel frattempo. Ma ha seguito Grosjean. Nel frattempo ho visto anche un po' cosa significava il discorso L1. E praticamente è, diciamo, cioè, è la radio. Te li chiedono informazioni, tipo come sono messa a gomme, se mi danno aggiornamento di come sta andando la gara, queste cose. E fra l'altro credo che con questa suite uno possa anche cambiare se vuole la strategia. Allora siamo a 20esimi, sta per ben dietro. Vediamo un po' come va. Oh, finisce sì per quanto di i boh a livello di risultato finale, però come ho già detto svariate volte, completiamo tutti gli obiettivi. Guardiamo un po', speriamo bene. Allora, dopo essere entrato ai box e aver di conseguenza sistemato anche l'ala, come ho detto prima ci troviamo alla 20ª posizione, anzi in 20ª posizione. E fra l'altro in un giro ho recuperato parecchio quelli davanti a me, che in questo caso sono Palmer e poi dovrebbe esserci il mio amico Grosjean, no? Sì, perché anche se era dietro ai box, per il fatto che c'avevo l'ala da sistemare, lui probabilmente non mi ha superato. Quindi adesso, sperando di non commettere errori fatali, il nostro obiettivo è superarli tutti e due. Vediamo un po' se ce la farò. Ci siamo, eh? Ora lo provo a superare. Speriamo bene. Yes! Come sempre, non visibilmente bello, però efficace. Addio, e non mi dà noia, non mi dà noia, non mi dare noia, poi mi ci manchi te. Già qui prima c'è stato Massa maledetta che mi ha sfatto tutto. Mi ha sfatto tutto per guarda a te, guarda lì che. Bastardo, si è rotto qualcosa. No, un'altra volta. Però meno male non è rossa, è gialla. Maledetto padre. No, ma tanto lo supero. Lo devo superare, vai col DRS, guardiamo se ce la faccio in questa rettina lì. No, non ce la faccio. E invece, aspetta, aspetta, invece sì! Bene, de. Moia. Dove va? Dove va? Dove va? Dove va?
Per ora il nostro caro amico Palmer è dietro. E andiamo a iniziare il nostro 11° giro. Mi sa che Grosjean però non ce la fa a prenderlo. Boh, chi lo sa, non credo però. Proviamo il tutto per tutto, mettiamo grassa e sperando anche, soprattutto, che mi possa bastare il carburante. E niente, speriamo questo possa permettermi di riavvicinarmi a Grosjean e perché no provare anche a superarlo. Mi ha detto, perché un attimino, che ho 5 giri con la grassa. Allora si lascia la grassa. Male male si tornerà o alla standard o alla madre. Per chi non lo sapesse, tanto sto andando, che differenza c'è fra magra, standard e grassa? Praticamente che più si va verso il grasso, no? Più si va veloce, ma di conseguenza la macchina puppa di più, quindi diciamo che è una cosa che uno può modificare, tra l'altro nel menu col cerchio, e niente. Questo è quanto. Sì, sto parlando un po' tra virgolette male, forse anche a vanvera, ma perché sono un po' concentrato a cercare di sbagliare il meno possibile. E no, non sbagliare, sbagliare il meno possibile, sì, avete capito bene. Iniziamo il nostro penultimo giro, ma mi sa probabilmente che niente. Sperando di non sbagliare niente da solo, sì. Probabilmente termineremo la gara al 19° posto. Perché Grosjean è troppo lontano, anche se secondo me l'abbiamo poi recuperato. E dico secondo me perché non ho visto e sentito i tempi. Cioè il distacco che c'è, se magari è diminuito. Ultimo giro, rimaniamo con la grassa. E guardiamo un po'. Tanto Hamilton ha vinto, boia, quanto cazzo di stacco c'è fra me e lui. Boia, è iniziato da pochissimo il giro. Eccoci qua, come ho detto prima, terminiamo la nostra prima gara al 19° posto. Peccato perché credo che se ci fossero stati alcuni giri in più, forse 5 o 6 forse, probabilmente potevamo agganciare Grosjean, vero, quello davanti alla fine. Sì, insomma, quello davanti a noi. Credi che abbia fatto la differenza? Stranamente ha vinto Hamilton. Prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro Gran Premio. Hamilton, Rosberg e Raikkonen. È strano. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Allora, Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica sì, piloti. Okay. Forte, buona. Di un risultato straordinario. Blanco, cosa vuol dire più in giro? Secondo te, chi addirittura è il distacco? Cioè, un distacco. Direi Felipe Nasr. Ha gestito bene le gomme, ci ha fatto vedere dei vabbè, insomma, però nonostante tutto non possiamo lamentarci, alla fine bisogna pensare che siamo la Manor, che fra l'altro non so se avete notato è proprio la peggio macchina a livello di potenza che c'è, tra l'altro bella scelta, e niente, nell'obiettivo ci siamo rimasti come ho sempre detto e quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Andiamo un po' sulla rivalità, se, ora sì, vai. Mi si va via di ben 6 tacchettine. Ah, e si va anche nel viola. Buono. Introduzione al punteggio carriera. Il punteggio carriera si alza con le buone prestazioni sul tracciato e cresce in linea con le difficoltà IA e le impostazioni di auto. Può confrontare il tuo punteggio con i tuoi amici per vedere chi può vantarsi di più. Ma queste penso siano solo online, forse. Sì. Quindi, niente. Direi che è andata bene. Mettiamo il quadrato nel prossimo weekend e poi arriviamo alle conclusioni. Ah, qui si può cambiare eventualmente per chi vuole l'impostazione. No, rimaniamo così. Sì, dai, rimaniamo così. Allora, vado a finire carriera, va avanti, eh. Ora prima di salutarvi guardo un attimino se è arrivato, diciamo, il potenziamento. Evento RS. Ah, quindi non si va al prossimo weekend. Ci hanno inviato i componenti che ci erano piaciuti. Li stiamo montando proprio adesso. Ecco il rapporto. Ah, quindi a regola dovrebbero essere stati montati. Ma evento RS cosa vuol dire? Computer,
No, in regola siamo già a Sakhir, quindi alla seconda gara. Quindi fatemi vedere. Migliorie, aspettate alle due. Ok, è stato montato. Via ragazzi, detto questo, niente, questa era un'intro. Vabbè, c'è stata anche chiaramente la prima gara. E niente, spero che vi siate, tra virgolette, no, divertiti, ma magari siate un pochino entusiasmati, siate curiosi di vedere come andranno le cose. E niente, speriamo per il meglio, via. Quindi arriviamo proprio alle conclusioni. Allora, in primis, come sempre, vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare, ma riesce a parlare. Se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua. Beh ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao!